Mancano 9 giorni alla fine della Season 4 e Galactus non è ancora visibile in game. Tuttavia Galactus, a partire dalla patch 14.60, è ora nuovamente visibile, ma nella schermata del pass battaglia. E non solo, infatti sembra proprio che attraverso un glitch che è stato scoperto molto di recente si possa incontrare Galactus sotto la mappa di Fortnite. Ragazzi, non sto scherzando, questo glitch è davvero assurdo e in questo video andremo a scoprire davvero tantissime news e tutte le novità riguardanti questo evento Galactus. Andremo inoltre a provare questo glitch davvero assurdo, ma prima di iniziare ragazzi, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche per non perdervi mai altri video simili. Raga, in questo video andremo a provare per primi in tutta Italia un glitch davvero pazzesco per incontrare Galactus del tutto in anteprima. Ma adesso direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo immediatamente a vedere come fare questo glitch. Allora, la prima cosa che dovrete fare assolutamente per vedere Galactus davvero da stravicino è andare nella modalità replay di Fortnite, esattamente qua. Dopodiché clicchiamo sul primo replay totalmente a caso che ci viene caricato. Quindi clicchiamo esattamente qua, facciamo gioca, confermiamo. E adesso quello che dovremmo fare è davvero molto semplice. Siamo nella modalità replay, andiamo a stoppare il replay e mettiamoci nella modalità drone libero. Dopodiché aumentiamo la velocità, mettiamola al massimo. E adesso andiamo sotto il mare, andiamo sottoterra, andiamo davvero profondissimamente. Eccoci qua. Raga, siamo sottoterra su Fortnite. Adesso dovremmo alzarci finché non dovremmo riuscire a vedere gli alberi, insomma un po' tutto, perché a un certo livello sottoterra si riesce a vedere tutto, esattamente qua. Ragazzi, più o meno ci siamo. Tra pochissimi secondi dovremmo riuscire a vedere Galactus. Lasciate un bel like qua sotto perché sono il primo in tutta Italia a portarvi questa notizia flash. Appena uscito il glitch ve l'ho subito portato sul canale, quindi raga, voglio assolutamente un like. Poi guardate un po' cosa succederà. Guardate, attenzione raga, adesso ci giriamo. 3, 2, 1. E eccolo lì. Raga, non ci sto credendo, alziamoci un po'. Oh mio Dio, quanto diamine è grosso! Riusciamo a vedere solamente l'elmetto per adesso, non riusciamo ancora a vederlo tutto come sarà durante l'evento finale, ma è davvero gigantesco e visto dalla modalità replay è ancora più realistico. Zoomiamo con il replay che è ancora meglio e riusciamo effettivamente a vedere tutti i dettagli di Galactus. Ovviamente non ci sono i colori, non so perché sottoterra comunque i colori di Galactus non si vedono, non si vedono le corna tutte colorate, però insomma raga, più o meno questo rende davvero l'idea di come sarà Galactus. Ma state attenti perché Galactus fino a qualche settimana fa pensavamo tutti che fosse scomparso del tutto dalla nostra visuale e in realtà è sempre stato sottoterra e in questo momento noi siamo qua a vederlo. Ragazzi, cosa state aspettando? Accendete la PlayStation, l'Xbox, il Nintendo Switch, insomma anche il telefono, tutto quello che avete, e provate tutti quanti in questo esatto momento a fare questo glitch, perché potreste vedere Galactus ancora più grande di quanto io lo stia vedendo in questo momento. Infatti se state guardando questo video 2 giorni dopo che è uscito, ebbene Galactus sarà ancora più grande e forse riuscirete a vederlo addirittura in faccia. Ma quest'oggi le notizie da darvi sono davvero tantissime. Difatti ieri sera è apparsa questa notifica all'interno di tutti gli account di Fortnite e guardate un po' cosa c'è scritto. Il divoratore di mondi, bramoso per il punto zero. Il divoratore di mondi arriverà martedì 1° dicembre alle ore 22 ora italiana. Altre informazioni sul sito. Insomma ragazzi, questo ci conferma definitivamente che Galactus vuole il punto zero, vuole il Nexus, ci arriverà, lo prenderà nelle sue mani, diventerà ancora più potente e distruggerà la mappa. Ma le notizie non sono finite qua. Infatti ieri sera il sito di Fortnite francese ha pubblicato questa foto nel quale possiamo vedere il primo teaser ufficiale della stagione 5. In questa foto infatti si può vedere Galactus che cerca di prendere tutti gli autobus
della battaglia che ha creato Iron Man, che stanno fuggendo dalla mappa del capitolo 2. Ma attenzione, infatti, se notate bene, dietro uno dei boost della battaglia si trova una luce, una potentissima luce, che è proprio il punto zero, che è proprio il Nexus. Questo fatto ci conferma ancora di più che durante questo evento finale ritorneremo probabilmente nel buco nero. Inoltre, sul sito di Fortnite francese c'era anche scritto questa frase che vi sto per leggere: questa è la nostra ultima fermata per salvare tutta la realtà. Sapete guidare il Battle Bus? Oh mio Dio, ragazzi, una volta che ho letto questa frase subito mi sono messo a fare davvero tantissime teorie. Sapete guidare il Battle Bus? Ma cosa vuol dire questa cosa? Potrebbe effettivamente significare che tutti noi durante l'evento finale potremmo guidare uno dei Battle Bus che sta costruendo attualmente Tony Stark alla Stark Industries? Fatemi sapere ovviamente anche di questo fatto cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e andiamo avanti con l'ultima e più eclatante news di quest'oggi. Infatti Donald Mustard sul suo Twitter ci ha detto che tutto è collegato, tutti gli eventi che ci sono sempre stati su Fortnite sono effettivamente collegati tra di loro. Questa frase è molto curiosa e ha fatto partire le peggio teorie in tutte le teste dei leakers di tutto il mondo. Cosa potrebbe dire che tutto è collegato? Potrebbe effettivamente significare che anche la mappa del capitolo 1 e quella del capitolo 2 sono collegate? Raga, c'è una teoria davvero assurda che sta circolando ultimamente sul web, che parla appunto di due mappe nella season 5, avete capito bene? Ci sarà la mappa del capitolo 1 e anche la mappa del capitolo 2. E questi Battle Bus che sta progettando Tony Stark, dato che sono capaci di viaggiare nelle dimensioni, ci potranno portare in certi game nella mappa del capitolo 1 e in altre partite nella mappa del capitolo 2. Raga, secondo me questa teoria è giusta. Tutto sembra portarci a questa conclusione: nella prossima season ci saranno due mappe. Ovviamente questa cosa non è certa, ancora non possiamo saperla al 100%, sono ancora tutte teorie, ma voglio assolutamente sapere cosa ne pensate voi nei commenti, come al solito. Quindi scrivetemi qua sotto appunto cosa ne pensate anche di questa cosa. Detto questo, ragazzi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante. Lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, perché per fare questi video ci vuole davvero tantissimo tempo, perciò fatemi sentire il vostro supporto qua sotto lasciando un bel like e iscrivendovi con la campanella attiva. Detto questo, ragazzi, noi come al solito ci becchiamo ad un prossimo video. Bella, regà.